Sì, questa sera è stata veramente una serata emozionante, perché ricordare Dennis, ricordarlo all'interno di questa struttura che era la sua struttura, dove lui è cresciuto sportivamente ma anche come uomo, come ragazzo, come atleta, era il miglior modo per poterlo ricordarlo, e ricordarlo in un momento dove è stata completamente rinnovata, ridisegnata poi per lo sport che lui amava, che era l'hockey, e tanto di più. I lavori che abbiamo fatto in collaborazione con la SD, e grazie anche alla vittoria del bando regionale fatto insieme con l'associazione sportiva, ci hanno portato a riqualificare completamente questa struttura, quindi cambiando le parti laterali, dando maggior sicurezza, permettendo all'hockey di poter entrare al meglio qui all'interno di questa struttura, e soprattutto risistemare anche la parte esterna con tutte le grondaie. Quindi oltre 100.000 euro di lavori che hanno permesso di riportare a nuovo questa struttura che è presente nel nostro territorio, che è fondamentale, ma soprattutto una struttura che è un gioiello, una perla per il nostro territorio, perché è unica per questa tipologia. È stata veramente una serata intensa per due motivi. Il primo per Dennis, perché l'abbiamo voluta per ricordare questo ragazzo che era veramente fantastico, e quindi era doveroso farla. E poi perché abbiamo speso tante energie per costruire, per ristrutturare questo campo e renderlo idoneo anche all'hockey, perché è uno sport al quale puntiamo, oltre al nostro roller artistico che abbiamo, puntiamo veramente con dei ragazzi a sviluppare l'hockey qui a Fermignano. Sì, diciamo che comunque bisogna essere obiettivi. I lavori sono stati eseguiti con scrupolo. L'ingegnere Patrignani sicuramente ha lavorato molto bene. E i lavori che dovevano essere eseguiti sono stati fatti totalmente. Quello che è importante soprattutto è vedere che il campo da hockey, che doveva essere un risultato finale, è stato eseguito. Quello che per me è importante è ricordare soprattutto questo memorial di questo ragazzo che è con noi. Sicuramente lui è il nostro angelo custode, cioè la persona che sicuramente sarà sempre con noi, e il primo memorial è questo, ma ci sarà un secondo e successivi memorial, perché è un ragazzo che ricorderemo tutti nel cuore, ci manca, è una persona alla quale sicuramente gli vogliamo tutti bene, e quello che soprattutto faremo nel tempo a venire sarà quello di cercare di fare in modo che anche possano intervenire anche altre persone che possono darci una mano anche sotto il profilo di un aiuto eventualmente, per completare e migliorare anche questo memorial che abbiamo avuto la fortuna soprattutto di avere un Barbieri, che è un allenatore che viene anche da noi qui ad allenare i ragazzi, il quale ci ha portato dei campioni quest'anno veramente. Abbiamo avuto oggi veramente l'onore, tramite questo memorial, di avere anche dei grandi campioni con noi.